La sostanza di cui è fatto il mondo è il potere. Potere è il potere dei soggetti, dei singoli, però diventano gruppi e impongono forme di dominio, tutte forme di dominio mobili, contingenti, transitorie, finché volete, ma ci sono configurazioni soggettive che però assumono nella storia pesi, formazioni, costituzioni che non saranno oggettive, ma insomma, quando te le trovi davanti, sono dei muri, sono delle strutture. È da qui che viene fuori quell'espressione che lo ha reso celebre, no? La gabbia d'acciaio. Quella gabbia non l'ha fatta il destino, non l'ha fatta la provvidenza, è una gabbia umana. Vuol dire che il paesaggio storico, sociale, economico è un paesaggio che riduce gli ambiti dell'azione, è fatto di azione e al tempo stesso ne riduce. Allora, a fronte di tutto, il risultato primario di tutto ciò è che la marcia della ragione nel mondo non c'è. Ci sono dei processi tipicamente occidentali che sono processi di razionalizzazione dell'esperienza e al tempo stesso, questo è il punto, razionalizzazione dell'esperienza, razionalizzazione dell'agire, sono anche processi di decostruzione di ogni oggettività. Il disincanto, insomma, la parola chiave, il vedere il mondo senza incantesimi è un nasce in un certo modo, adesso lo vediamo, per certi motivi, in un certo spazio, dentro una certa cultura, e più procede, più è una forza che dissolve gli ordini. Non li forma, certo, poi ne forma di nuovi, ma quelli formati nuovi non avranno mai la consistenza, ecco, di quelli dai quali abbiamo preso le mosse. Esempio, lo Stato moderno. Lo Stato moderno sembra molto consistente. No, in realtà, quando va bene, è molto efficace. Da che cosa nasce? Che cos'è lo Stato moderno? È il prodotto di processi specifici che hanno la loro origine, dice Weber, dentro i comuni. Medievali, attraverso delle soggettività che lui chiama politici, gruppi politici, portatori di un potere illegittimo, cioè di un potere che non si giustificava attraverso le forme della legittimità allora vigente, ma attraverso sostanzialmente se stesso. Dietro lo Stato c'è la dissoluzione dell'ordine medievale, cominciata molto, in età molto risalente, una dissoluzione che marcia ancora più veloce quando la riforma, vedrai, ecco, quando la riforma dissolve quella serietà oggettiva estremamente efficace che secondo Max Weber e già secondo i protestanti era la Chiesa cattolica e il suo modo di pensare all'esperienza umana. L'età moderna è una continua erosione di oggettività attraverso l'azione di singoli che è un'azione ordinativa, razionale, ordinativa, certamente, per carità. In questa azione si distinguono due linee parallele, non voglio dire convergenti, perché le parallele normalmente non convergono. Due linee parallele non intrinsecamente ripugnanti l'una rispetto all'altra. Questa, ad esempio, è una delle grosse differenze fra Max Weber e Carl Schmitt. Sono la linea della razionalizzazione della politica e
è la linea della razionalizzazione dell'agire economico. Non sono la stessa cosa, lo Stato non è il capitalismo. Lo Stato non è capitalismo, quindi non è neanche la sovrastruttura che i borghesi si sono inventati. Cioè, esiste una specificità della politica, che è la specificità che consiste nel fatto che nella politica il potere si manifesta in forma primaria. La politica è la dimensione in cui il potere si manifesta in forma primaria attraverso l'agire di soggetti, di gruppi che lo organizzano in modi diversi. Ci sono le tipologie del potere, no? La tipologia, c'è il potere tradizionale, il potere razionale burocratico, e tanto per far vedere che non è vero che il potere riesce a, non è vero che si riesce a stringere e costringere il potere all'interno della ragione, cioè è impossibile trasformarlo in burocrazia, in procedura, ecco la terza forma di potere, quella carismatica. La presa diretta del potere sulla realtà, il luogo, la dimensione in cui si manifesta l'essenza potestativa dell'esperienza umana è sicuramente la politica, e questa essenza potestativa si manifesta sempre più chiaramente quanto più vengono erose le condizioni di stabilizzazione del potere, la tradizione, e ciò avviene attraverso, ripeto, processi specifici, i gruppi politici che dall'interno dei comuni mettono il potere in circolazione, e poi la riforma e implicitamente le guerre civili di religione e la costruzione di uno Stato moderno che è tanto più efficace quanto meno è tradizionale, cioè quanto meno si legittima attraverso il ricorso a categorie oggettive della tradizione. Tutto lo sforzo di Hegel era di fare dello Stato moderno una realtà, come dice la parola, stabile, cioè fare i conti con quello che c'è dentro lo Stato moderno. Mentre lo sforzo di Max Weber è di dimostrare che lo Stato moderno è una delle forme del potere che in Occidente si presenta così, perché l'Occidente ha in sé logiche di dinamismo specifiche, dimostrabili. Logiche di dinamismo che sono di disincanto e di erosione. Più disincanti, più vedi che il mondo è abbandonato da Dio. E questo è il potere politico. A fianco di esso, interagente con esso, c'è il potere, c'è la dimensione della vita economica. Anche qui, come il potere politico è una questione di soggetti, cioè di un capo, del suo seguito, della capacità di questo capo di vincere i conflitti e di stabilizzare la propria egemonia, di dare ad essa una configurazione ordinata, il diritto. Weber è un positivista giuridico da questo punto di vista. Non crede nell'intrinseca razionalità della società, crede nel fatto che qualcuno pone il diritto. Così, dall'altra parte, c'è il processo di produzione capitalistico che ha un'origine individuale. La famosa tesi dello spirito protestante.